Teoricamente siamo live. Che secondo me è molto da boomer questa cosa che ogni volta parlo come se non sapessi se sono in live o meno. Però in Ma il realtà dovete punto è sapere che che, YouTube è problematica. esatto, ma poi l'inizio della live con te che parli da solo è cringe. Sì. Quindi nel momento in cui non hai un response, che accidenti devi Però dire? è Cioè cringe sono... come i nostri contenuti normali, quindi. Appunto, quindi alla fine è normale, ci sta a fare ogni Esatto. volta, ci sono, mi sentite, come state? Ah, vedo i primi due ciao, quindi Però ogni volta hai qualcuno ci sempre vede. tipo quei 2 minuti di Mi è arrivata angoscia. addirittura la notifica della live, però mi è arrivata su TPOC, sulla mail di TPOC e siamo in live su TPOC. Grazie, Cioè, grazie. si automanda la Sì, notifica. sì, sì. Grazie, grazie. Buon pomeriggio. Non so quanti di voi sapevano della live. Audio e video tutto a posto, però come sempre dobbiamo fare il check. Si sente? Lo sentite questo? Lo sentite? Aspetto conferma. Notifica arrivata, perfetto. Buon pomeriggio, buona nuova live. Farò schifo a commentare quest'oggi, non ho nessuna responsabilità nei confronti di ciò che dirò e farò, perché sono stanco morto. Quindi se sbaglierò a parlare, se mi impappinerò, se sbatterò dritto su un palo, sarà tutto normale. Voi accettate che oggi è una di quelle giornate. E può succedere, anche ai migliori, anche che ha il capello di Natale il 2 di febbraio. E facciamo finta di nulla, va bene? Cioè, non. Se notate qualche problema, voi fate finta di Ma secondo me niente. sarà più o meno il tuo standard, Dici? quindi Secondo sì. me il mio standard è di quando ho appena pranzato, quindi è quello Esatto. abbastanza grave. Non puoi far vedere la classifica, perché Ok. ci sono già le skin dei nuovi Ok, e partecipanti. allora ci continuiamo a guardare dritti negli occhi e Esatto. ci spostiamo in questo Esatto, modo. vai così, perché l'ho notato ora che sono già stati inseriti. Anche Allora, oh, se penso così. che sia una cosa automatica, no? Ok. Cosa? Il fatto che E beh, vengano e certo. quindi come sono entrati nel mondo per fare dei vari Loco in test. anticipo non era, ma era già in live? Chi? Loco. Non lo so. Allora, ma sono quelli che Marci ha messo nella copertina. Marci, nel caso sei una pigna. Fatemi andare a vedere. Non reagirò e non vi farò capire se sono loro. Ma ha fatto il bait click, ha messo Favij. Allora, non lo so perché effettivamente. Vi lascio Marci il nel dubbio. caso, cioè, bannato dalla serie. Ma anche perché non so. Allora, il problema è che io sono entrato su TS tipo 2 minuti prima dell'inizio di questa live. Perché ero talmente incasinato con le cose di lavoro oggi che non sono riuscito a fare niente. Quindi non so neanche se sono organizzati per fare tipo l'effetto sorpresa o se in realtà poppano a caso ed è tutto No, ok. secondo me ci deve essere l'effetto sorpresa. Non lo so, forse no. Però nel caso è stata colpa di Marci, non lo so. Non lo so, magari Non si ho sono organizzati guardato. per. Non lo so, boh. Allora. Perché sei stanco? Perché la vita mi colpisce dritto come un treno. Esatto. Ciao, Kendall. Allora, notifica è arrivata anche su Discord. Mi fa piacere che Discord c'ha il delay di non so quanto tempo. Allora, sono io il nuovo partecipante. È simpatico sto ragazzo. Sempre, poi sempre me. Ma vai nelle live degli altri, che sono lì che ti aspettano, no? No? Allora, mi vado a smutare e vediamo cosa succede. Diamo le colpe a Marci. Ma dov'è? È ancora mutato. È ancora mutato, è ancora mutato. Quindi aspettiamo che si Ma smuti. Sì, adesso, cioè, gli arriverà la voce, quindi si smuta. sì, 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 O sì. se vuoi gli do un poc. Allora. C'è il Big Re. Bannalo dalla chat. Effettivamente lo potrebbe andare dalla chat. A quel punto lui non ha più potere oggi. Cosa Ma no! divertente. Non iniziate a scrivere che bello il viola. La risposta è che il treno che ti colpisce in faccia potrebbe essere la risposta da dare nel video delle carte, è vero? Era abbastanza tematico. Andate a vedere quel video dopo questa live perché è molto carino. Dura troppo? Decisamente. E abbiamo filato con troppe domande? E non abbiamo Decisamente. neanche fatto sentire tutti gli Erano audio. minimamente, Ma ma forse la minimamente, metà. comunque anche così è durato 30 minuti, vabbè. Però è un bel primo esperimento, quindi andate a vederlo che sono curioso se vi piacerà, ecco. Si vede la classifica. Io non l'ho mai mostrata la classifica. Si vedeva da dietro. Davvero? L'hai fatta No, vedere. non è vero. Sì, ho Quando? guardato il tuo monitor. In che modo, Si scusami? vedeva, eri così e si vedeva da qui. Vabbè, cosa vedi da qui? Sei Sherlock Holmes, scusami. Vabbè, alcuni sì. Io non sono in grado di capirle così. Maledetti. Io voglio Marci, dov'è Marci? È ancora mutato?
Ah, mi sa di sì. Ah, raga, ha paura, eh. Baci! Aspettalo poco. Infatti, vedi che non è neanche in questa zona. L'ho pocato. Non c'è. Non c'è, il re si fa attendere. Allora. C'è? Eccolo, c'è, Ok, vai. andiamo tutti a criticarlo. C'è qualcuno? Salve! Sì, ti stavamo Salve! cercando. Ciao. Eccomi, Ciao. dove devo Quindi, venire? lei ha fatto un grave errore. Esatto. Anche? Cosa ho fatto? È la miniatura. Porca miseria, è vero! È su un cretino! Stiamo Che dicendo quello da stupido! 2 ore. Cioè, gli hai anche chiesto di andare offline dal server per poi far quella Esatto. Io ho miniatura? detto di Ciao! andare offline, ho detto a Loco di non inquadrare niente e l'ho messo in miniatura. Va Quindi bene, avevano nessuno ha visto la ragione, miniatura, perché ragazzi. noi stavamo facendo Marcio, l'ho la vista tutti. suspense. Tutti l'hanno vista, Marcio. Sorpresa! Ragazzi, posso dire una cosa? Ci sta a sbagliare, sbagliano anche i migliori, ecco, abbiamo detto. Anche il Anche i re re sbagliano. sbagliano, scusa. Però No, possiamo dire che di solito il diavolo. re quando sbagliano gli viene mozzata la testa? Esatto, volevo dire quella roba, quindi cioè, No, se volete troppo oggi facciamo tempo. quella sorpresa. La Però gallina? della skin non si capisce troppo, No, li hanno capiti totalmente. Mi eh. chiamano al Lui è telefono, non risponderò. possibile? Se vuoi Lui è nuova la rispondere non skin. c'è problema. L'abbiamo fatta nuova la sua skin, quindi è impossibile che l'abbiano No, scoperta. l'hanno scoperto come? Ma Lo come è scrivevano possibile? tutti in chat. No, è impossibile, l'abbiamo fatta, è nuova di oggi sta skin. Te lo Ma tu giuro, sei. l'hanno beccata E allora tutti. qualcuno ha fatto Vabbè, vedere l'effetto. Steph. Ah, e lui è stato! No, no, non l'ho fatto vedere Facciamo niente. la Lui in l'ultima chat. live! Non avevo la Come chat attiva. se Non ci niente fosse credo più. successo? È vero. Vai, vai. E quando vogliono possono entrare nel server e No, fai andiamo la tutti. Sorpresa! presentazione! Ma che No! presento? No, io non presento più Allora, nulla, no, la cara. fa Marci, visto che è Sì, colpa sua. giusto, va da re. Marci devi Allora, fare la aspetta, mettetevi tutti davanti presentazione oggi. a me, che devo dire Ma anche benvenuti in questo nuovo video mi di sa che qui Minecraft. entrano, Ah, Ok. entrano qua. Mi sa che erano qua. Allora, ragazzi, dobbiamo annunciare i nuovi partecipanti alla Big Segreti. Vanilla 2. Segreti che nessuno Segreti, sa perché esatto. Marci il Big Re non ha assolutamente messo in miniatura. No. E ora, uno alla volta, potete entrare. Però facciamo entrare quello con... che inizia con la T. Prima entra quello che inizi con la T, per favore. Vabbè, era qui, dai, Oh. quasi. Eccoci qua! Benvenuto della serie! Benvenuto! Allora, per chi non lo conoscesse, perché molti non lo conoscono, lui è un ex sviluppatore di Minecraft che è diventato nulla facente e adesso fa la Big Vanilla. Ciao, 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 ciao. ciao. Puoi Benvenuto. salutare, non ti puoi dire ciao. Ma l'abbiamo cacciato? Ah no, c'è, ok. Invece l'altro ragazzo può entrare in questo esatto momento! Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Non sapevano. Allora, nessuno l'aveva scoperto dalla No. skin. Tutti dicevano: è entrato Preston Place, è entrato gente estera. No, è entrato Zaxxon. Vabbè, io me ne vado, ciao. No, no, dai. Cosa? E niente, però Arrivano i bisogna. benvenuti anche di Carpi e di Kendall che non ci sono e scrivono Esatto. Il benvenuto da in parte di tutti. chat. Un po' triste via chat, però comunque meglio di nulla. Facciamo finta. No, Marci, è hai stata. rovinato l'inizio di questa live in una maniera Sì. che verrà ricordata Però Scusate. nella storia. apprezzo la presentazione, è stata molto entusiasmante. Sì, allora l'ha fatta Grazie. lui. Esatto. Allora, a questo punto, cerchiamo di recuperare quel minimo di decenza per questa giornata. Come Vai. nel caso di Franci, loro due, dato che partono da zero, dovranno affrontare delle prove quest'oggi per determinare con quanti punti partono, con che equipaggiamento e con quante ore di gioco. Esatto, Ok, esatto. però non rifacciamo la stessa cosa. Eh no? Questa volta faremo tre sfide, dove per ogni sfida sfideranno qualcuno di bravo in quella determinata cosa. E in base a come andranno, guadagneranno di più o di meno di quella determinata cosa, che può essere l'ora di gioco, può essere equipaggiamento, possono essere i punti. Quindi, ad esempio, il PvP contro uno forte in PvP, il building contro Marci, perché non è che c'è Ciao! molto da fare, e poi il parkour. Che non so chi è il migliore nel parkour tra tutti noi, Kendall è bravo, sinceramente. ma non Kendall, c'è. ma non Kendall non c'è. c'è. Nico è bravissimo, quindi. No, Coco. Faccio io. Loco Ma parkour, eh? se siamo Sì, gli ci unici penso che abbiamo io. finito il parkour first try, Anche io scusa. l'ho finito, Ma pagliaccio. non ci sono le prove video, mi Sì, che ci dispiace. sono i propri video. Kendall, Smetto. logga da telefono, dai. Fai il parkour da telefono, che va Dai, bene. esatto, Kendall. Così è un po' di debuff. Quindi niente, abbiamo queste tre sfide quest'oggi. Non so da quale volete partire, perché. Decidono loro, dai. Sì, anche secondo me potete decidere Decide. voi. Potete complottare. Allora, io da Marci non voglio partire. Questo mi fa soffrire appena metto un solo blocco. D'accordo. Lui ha già costruito un Lui è palazzo. la Sono peggiore d'accordo. scelta. Esatto. Anche Tride è d'accordo, Sì.
Però se allora... vi togliete il dente, vi togliete il dolore, no, a sto punto. Va bene, va bene. Devo ragionare, non so cosa devo costruire, quello è il problema. Allora, non io posso prepararmi. Una cosa, Steph, molto carina, ve la dico, così almeno siamo più o meno tutti alla pari. Utilizziamo, allora, sicuramente andremo nella run delle build battle, quindi avrete la creativa, non sarà in survival. Non ci sarà word edit, chiaramente, perché è giusto che sia così. Possiamo utilizzare solo materiali nobili, quindi i legni, le cobblestone, quelle cose lì, le stone basic, senza far troppi dettagli, così siamo un po' più alla pari, volete? Ok. Dai, potrebbe aver senso. Ovviamente, ma si parla di case? Sì, una casa secondo me ci può stare. 10 minuti, perché sennò poi è troppo. Ci state? Ci siete tutti d'accordo? Va bene. A me sembra giusto. A me va bene, quindi... Secondo me sono le regole giuste. Allora, l'unica cosa è che dobbiamo fare o uno contro uno, o uno deve buildare fuori. Buildare fuori non avrebbe la creativa, quindi direi che si fa uno contro uno, uno alla volta. Va bene, quindi faccio dopo due il parkour sfide. Il PvP va più veloce, secondo me. Va bene, ci sto, ci sto. Chi parte però dei due? Parte sì. Te. Prego, prego, vada, eccoci vada. Qua. No, prego, no, così. No, io sono in pensione. Chat, fate pari o dispari e... No, anzi, pari o dispari, no, facciamo carta, sasso, forbice, ok? E al mio thread dovete scriverlo. E chi vince, ovviamente, fa andare l'altro, ok? Vai. Ok, pronti? Sì. 3, 2, 1, scrivete. Ha vinto Zexon! Vada, vada! Mi dispiace! Allora, Steph, io non mi ricordo i comandi. Potresti ridirmi i comandi per andare c'è alla mia base? Spero che sia scritto qua. Slash big battle, nome e minuti. Ok. Slash però il nome è scritto battle, proprio perfetto. Read 0-1 e minuti facciamo 300 secondi, giusto? No, 600. No, minuti. Quindi 10 minuti. 10. Ok. Tride, appena andiamo lì, sappi che si inizia subito. Tema, facciamo una casa. Tema, casa. Materie nobili, quindi cobblestone, stone brick, oak, spruce, quelle cose lì, senza andare con cose complicate tipo le deepset, così. Mm-hmm. E dobbiamo fare una casa. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1, si inizia. Oh, sì, ok, sta andando. Devi accettare la sfida, mi raccomando. Sì, fatto. È un po' di hype, c'è tanto hype. Ok, abbiamo iniziato, perfetto. Allora, l'unica cosa è che non abbiamo neanche il pavimento subito, quindi questa cosa potrebbe essere la cosa un po' più... la cosa un po' più lunga da fare. Sì, eh. Sai già come partire? Assolutamente no. Più che altro sì, il pavimento potrebbe essere l'unico vero problema, ma perché... Allora... No! Abbiamo pure un crash. È esploso. Anche l'altro giorno era esploso chi aveva giocato contro di me. Non so chi era. Dopo loco. Cioè, è la paura che non va questa. Contro Mario. Sì, sì, palesemente l'ansia. Il gioco di Minecraft che trema. Ti fa rientrare? Ma secondo me, sì, Magico, col pavimento la stai un po' esagerando. Cioè... Dici? Sì. Lo sai che lui traiarda. Non c'è il tempo. Ma secondo me, cioè, fate la base, capito? Cioè, sulla base che avete, perché sennò così ci vuole troppo tempo. Vabbè, piccolino, dai. Dimmi se sei ancora dentro la build battle. Sì, sono. Ok, andiamo. Io non so se ho tippato tutti, perché non posso fare TP all. Ok, facciamo così, 3, 1, 2, 3. Intanto tu devi intrattenere, Steph, perché non è facile costruire mentre si parla. Cioè... Tranquillo, c'è Kendall che scrive in chat di scrivere Kendall God, quindi per fortuna siamo... Eccoci qua. Molto... L'abbiamo visto nei bunker che hai trovato, Kendall, che c'era scritto Kendall God. Interessante come cosa, devo ammetterla. Allora, sono tornato indietro perché dicevano chi è il nono in classifica? Raga, Carly. Stava a te scrivere. Anche metto skin, è super bella la nuova skin, è vero? No, ma la faccia è uguale qua. Noi la vediamo diversa. C'è una cimmia in testa. Esatto. Davvero? Ma perché no? Voglio vedere. Noi vediamo Carly normale. Eccola! Ah, ora è cambiata. È carina. Bellina. Ecco cosa vedevate. È più personale rispetto a prima. Beh, bellina. Sì, come sono idea. D'accordo. Bellina. Ci ha fatto un video? Okay. Non, io non ne ho idea. L'abbiamo spoilerato prima che uscisse il video. Vabbè, tanto non sei... spoilerate il suo video di oggi. Perfetto, un applauso. Bravissimi. Bravissimi. Non sta andando tutto a starte sta live. Dovevo recuperare lo spoiler di marcia, giusto così. È giusto così. Vabbè, tanto dai, si vede solo la testa, poi dovrà far vedere tutta la skin. Non so, aiuto. Sì, beh, però. è diverso, Steph, è diverso. Uno pari tra me e Marci, GG. Grazie, mi hai lasciato meno solo oggi. Però cerchiamo di non farne altre, possibilmente, perché sennò potrebbe essere un bel problema. Davvero. Allora, io utilizzo lo stone brick qua. Sto morendo di fame, non lo cibo. Non glielo diciamo, sta dormendo, perfetto. C'è un problema, Steph. Dov'è? È rinchiuso. Dov'è? È rinchiuso dentro, non so come cosa sia successo. Ho premuto una pressure plate, sono qui.
Ma dove sei? Perché? Ma ti dà anche la creativa? No, no. Ah no, si può spettare dall'interno, mi sa, dall'altra parte. Ah sì, c'è il tastino per spettare all'interno, mi sa. Ah, carino. Quindi non sono illegale, ok. No, mi sa che sei illegale, Nico, io penso a te. Mi sono spaventato anch'io. Non mi ricordavo più sta cosa. Ok. Allora, intanto voi diteci un po' le case, come stanno andando. Allora, tu hai fatto una roccaforte. Esatto. Dall'altra parte c'è un essere umano normalissimo che sta facendo pian piano una casa. Anche sotto pressione. Questa è la situazione. Sotto pressione addirittura, Marco, dai, no. No, 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 dai, tranquillo, non ti devi preoccupare. Di me non devi avere paura. No, 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 tranquillo. Io sono una persona più tranquilla. Poi vengo di là, hai fatto un castello, quindi... No, 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 non mi sto impegnando troppo. Sto cercando di fare le cose normali. Quindi vuol dire che faccio schifo? Probabilmente sì. Bene, se vuoi metterla sotto questo punto di vista, sì, potrebbe essere. Ma ci sembra un mood da fabbro. E quella era l'idea. Ok. Era di fare la casa simile alla casa che io ho fatto nella vita in città. Ma facciamo che votiamo tutti noi? Sì, dai. Secondo me ci sta. Sì, perché se diamo al pubblico è un po' un casino poi. Sì, ma no, anche perché, cioè vabbè, poteva andarci un po' più leggero, Marci, comunque. No, no, è giusto che tryhardi, perché stai sfidando il più forte di ogni cosa all'interno. Ma non sto tryhardando, Nico. Cercando cibo. Scusami, Nico. Ho capito. Perdonami. Per quello mi stai guardando storto. Nico non mi parlerà più per tutta la vita. Allora. Adesso okay, utilizzo la porta che Tride conosce molto bene. Sì. Però... Dai, che carina. Non è male. Ma lui è bravo, lui dice di non essere bravo, ma è bravo, fa le regge. Ah, ho capito. Ok, allora. Qua bisogna andare da Coac, diciamo così. Perché hai così accettato la R, me lo spieghi? Allora, è colpa di Nico, tendenzialmente. Perché... Io la tolgo la R. No, è perché praticamente io e Nico prendiamo un po' in giro Loco, ok? Ma va, davvero? No, vabbè, ma siamo sinceri quando facciamo le cose. Però è perché ti vogliamo bene. Non per altro, cioè. Se anche per altro. I punti aggiornati oggi. Sì, infatti avevo 30 punti in più, mi sa. Ok, ok, perfetto. Ok, dai, perché li hanno presi solo chi ha votato l'eliminazione mercoledì. I 30 punti li abbiamo aggiornati oggi, ma non ho visto se era fatto. Per chi lo sta chiedendo, no raga, non ci sarà la fine della prova dei bunker, nel senso che per noi è finita ufficialmente, ma la prova verrà annunciata come terminata e tutto nei prossimi giorni. Ok. Quindi ci sarà un momento in cui rallentiamo un attimo perché ci sono nuovi partecipanti e gli diamo un pochino di tempo per ambientarsi, iniziare a giocare un po', e quindi aspettiamo un attimo prima della prossima sfida per quel motivo. Che secondo me è molto molto interessante. Allora, anche senso, dai, così almeno hanno tempo di farsi la casettina e sì, tutte le varie le robe. Base, tutto dipende se va bene la sfida. Anche quella, vabbè, vero. Ma la che vada, comunque avrei un'ora di tempo per giocare per tutta la settimana. Cioè, non è che... guarda, faccio giusto l'armatura in ferro. Wow. Se ti può consolare, ho ancora l'armatura in ferro al 30° episodio. Io l'ho fatta sta settimana l'armatura OP, Quindi... Ah, vi posso dire anche il timer, perché se entro in spectator me lo dice, 240 secondi rimasti. Ok, buono. Però Marci ha finito la casa. Che è successo? Non so Fox? Cosa aggiungerà da qui in poi. E invece qui vedo anche degli interni interessanti, però. Ah, mi stai facendo pure gli interni. Io non volevo farli perché ho detto, sicuramente lui non li avrà fatti. Quindi sta facendo, allora, non ha il tetto, ma gli interni. Molto bella. Vabbè, sono delle informazioni. Marci, per adesso al prato. Aia, Marci. Cosa? Avere il prato come pavimento. Ah, no, sto facendo dentro. Manca poco tempo. No, no, abbastanza tranquilla la situazione, dai. Ma allora, si sa già cosa stanno giocando? Minuti, punti o materiali? È vero, non l'abbiamo detto, Steph, sta cosa, importantissima. Secondo me, per non essere cattivi, dato che questa delle tre sfide è forse la più difficile, io farei l'equipaggiamento. Ah, così, valgo così poco? Sì. Basta, non so se mi voglio impegnare. È l'unica allora sfida dove non hanno molte chance. Ah dai, secondo me no. Anche Zay è bravo, sono tutti e due bravi a costruire, secondo me. Allora. Il problema è il tempo. È vero. In 10 minuti è tosta, Facciamo così. È un po'... Sapete cosa? No, Trudy si sta cavando, devo dire. Sì, è bravo lui. Lui fa finta, ma lui io è bravo. Io dai 300 punti ai nuovi arrivati così per ridere. No, guarda, gli diamo i tuoi punti.
divisi a metà a loro due. A chi? Sono quelli di Kendall, immagino. Sì, 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 esatto. Non mi toccate il mio... Lo sta proponendo, vedi, dai Steph sgancia punti. Dai, adesso gli davo a raccontare esattamente quanti punti hai. Aspetta un attimo, fammi vedere. Se ci tieni lo facciamo, cioè, alla fine... Punti tuoi, scelte tue, a me... Sta bene, posso... tutto. Confermi che facciamo così? Quindi ho dei blocchi vietati, ragazzi. Allora, ok. Fammi leggere bene. 538 punti diviso 2. Ok. Ok. Beh, un bel bottino per iniziare. No, non si possono mettere le ceste, vero? No, non si possono mettere le ceste. No, rimaniamo così. Ok. Così. Tanto non si sta neanche lamentando, mi sembra che sia una conferma. Sì, sì, cioè, secondo me va bene così. Ma dov'è che ti devo 5 euro su Roblox? Vabbè, deve esserci un malus. Ma che malus, sono quelli delle skin che ti sei comprato? Guarda che ti avevo detto che c'è l'account con la privacy sbagliata perché c'hai 5 anni. Esatto. E non ti posso giftare i Robux. Ragazzi, vi ricordo che sono il Big Ravi, posso dare delle cose di malus se fate cose così, eh. Uccido. Steph, potresti far togliere sti ragazzi qua? Dov'è? Fammi vedere. Allora, prendiamo una spada in netherite e ammazziamo Loco. Possiamo venire a spiare, picchiando, è sparito. Ok. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo, comunque, volevo dirvela sta cosa. Meglio, giusto. Mancano 60 secondi, ma qui manca il tetto. No, raga, ho fatto vedere l'IP. Veramente? No. Ma sarebbe da te come cosa, quindi... Facciamo la petizione per farmi dare 5 euro. Sistemati la privacy, poi ne parliamo. Mentre Canticchia e Jude non ti ci mettere, guarda, si sta alleando i miei fan. Ah, è vero, ma sta cosa di Jude comunque, Steph, secondo me è vera. Non lo mai... io non conosco quella canzone. Non conosce quella canzone. È quello che non capisce. Io sto cantando, credo, una canzone di Robbie Williams. Esatto. Ma dato che faccio schifo a cantare, la gente pensava fosse i Beatles. Capito? Però lui non ha mai ascoltato i Beatles, non conosce quella canzone, quindi è impossibile che l'abbia canticchiata. Fai morire, Steph, porca miseria. Ma non è colpa mia, esatto. Io stavo cantando un'altra canzone. È stata un'altra canzone cantata male che ha portato a credere che fosse quella. Io sono quasi sicuro che sia di Robbie Williams. Però non l'ho ritrovata, la stavo cercando. Quindi la conosce solo lui. No, ma è Robbie Williams, dai, la conosco tutti. No, dico, l'artista sì, la canzone. È finita. No, è famosissima. È solo che la chat non mi aiuta. Ok, dai, sei stato bravo, osservate Marcolino. Bene le due case. È stato bravo, Marco, dai. Devo ammettere che te la sei giocata, ma è finito il tempo. Sì, erano vabbè, si stava sistemando il caminetto. Dai, stava facendo il cammino, su. Dai, ti lasciamo un po' di tempo in più se vuoi. E infatti, Spazio, stavo per dire che l'unica cosa che non mi piace della casa è il caminetto. Sì, infatti mi fa schifo anche a me, effettivamente, io la tolgo. Però devo dire che, allora, gli interni sono più carini quelli di Tride. Okay. Sì, è vero. Le sto guardando bene anche dentro. Bravo, ha Marco, curato bravo. Meglio gli interni. Cioè, guarda un po' la differenza. Secondo me sono più carini i suoi interni. Ok. Ma allora, a me anche la scelta dei colori e dei blocchi. Io preferisco quelli di Tride. Anch'io. Ma la forma della esatto. casa ovviamente è molto meglio. Però Marci. Allora, Marci, che comunque l'ha detto anche lui all'inizio, l'ha fatta un po' troppo da fabbro. Invece quella di Tride mi sa più di casa da... capito? Casa accogliente, invece la tua sembra più la struttura di un NPC, non sai che sei capito la differenza. Sì, ma l'idea era di fare uno shop. Vedi, esatto, sembra più uno shop, mentre invece se devo valutare tipo una starter house, mi piace più quella di Tride. Possiamo chiedere tutti in chat al buon Carpi quanti bunker ha trovato durante la prova? Ma neanche il mio che c'erano in... che c'era, ragazzi. Possiamo chiedere a Carpi come mai ogni volta... Così impara a scrivere in chat e non fare le prove. Io ho una domanda, Steph, davvero. Sì. Chi è che ti ha dato il mio bunker? Nessuno, se non Nico Loco, voi, Sparks Light e basta. E gli altri? Perché non te l'hanno dato? Che era lì, era non dato. Non lo so, tipo Kendall non è andato. Ma lui magari l'ha fatto perché mi voleva bene, dai. vabbè. Dobbiamo votare? Sì, stavo leggendo le scemenze di tutti quanti. Sì, sì. Quello è andato in galleria, per fortuna. Adesso perderà i punti. Allora, ognuno dica il suo voto. Partiamo da Sparks. Devi decidere chi vince tra i due. Perfetto. Ma perché lo stai dicendo a Sparks? Che lo metti... Grazie prova, del voto, prova, Sparks. Prova, ci sono. Ero mutato, non riuscivo a parlare. Eccomi. Prego. Allora, lei dovrebbe empatizzare con la fabbrica e il caminetto. Esatto, aspetta che entro però dentro.
Vieni, Spark. Allora, sinceramente l'ho visto entrambe. A livello estetico mi piace più quella di Marci. Ok. L'interno è molto carino, soprattutto il pavimento di della casa di che è Xenox, giusto? Tride. No, di Tride. Oh, Tride, ok. Niente Xenox. Vabbè, Tride. Io sono ancora qua fuori. È rimasto un attimo distratto. Esatto, però dalla bellezza delle case. Poi il resto preferisco quella di Marci, quindi direi più quella di Marci. Ok, quindi il primo voto va a Marci. Sì. Allora, Nico? Allora, sono belle entrambe. Marci l'ha fatta un po' piatta qui nei lati. Aia. Quindi questo è un punto in più. 10 minuti. Però sai, quei pannelli di vetro già danno quella dimensionalità che mi fanno dire che Tride vince. Ci sta, va bene, okay. Va bene. 1-1. Poi... anche il mio voto c'è, raga, ricordiamoci. Loco? Io mi sa che preferisco quella di Tride. Ok. Lo ricorderò, Loco. Grazie, grazie. Poi... Lightning? Marci. Ok, quindi siamo 2-2. Fede? A me piace più questa per le motivazioni che ho detto prima, quindi quella di Tride. Ok, 3-2. Che abbiamo ancora? Allora, sto andando in giro. È un casino qua, c'è troppa gente. Beh, secondo me anche Zexon deve dire la sua. Giusto. Così mi sento in colpa però. Ma corrompi, approfittane, ti puoi fare un alleato con Tride. Allora. Ho qualcosa contro di me. Devo ragionare. Potrei ragionare sulla convenienza. Pure sulla bellezza. Allora, di scelta di materiali preferisco la casa di Tride, perché mi piace un sacco lo hack strip da me. Però per la forma io sono molto per quella di Marci. Devo controllare gli interni che non li ho controllati. Sono d'accordo anch'io su questa lettura in generale comunque. Okay. Però anche la mia non è sbagliata. Cioè io se la devo vedere come starter house di Minecraft, quella di Tride è perfetta. Quella di Marci sembra uno shop. E io per quello che poi ho votato. Beh, non abbiamo detto che il tema era una starter house. No, era una casa però. Beh, vabbè, ma una casa è anche casa del fabbro. Allora, tu quando vai a casa tua è uguale allo shop in cui vai a comprarti le cose. No, esatto. Casa mia è come un negozio della Nike. Non è vero, capito? E quindi sono due cose diverse. Vabbè, allora, direi... a mio dispiacere, mi piacciono l'erba all'interno, io l'adoro, le foglie per meglio dire, quindi Marci, mi dispiace. Oh, ok. A quanto siamo? 3-3, mi sa. Vero? È il mio voto. Abbiamo votato tutti? No, manco io. Ah. Anch'io manco. Ma tu non puoi votare, tu sei fuori. Tu hai fatto la sfida. Volevo votare. E tanto altrimenti devi votare anche Tride. Infatti, giusto, dovrebbe votare. Votiamo entrambi. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, Steph, state. Siamo in 8. Se 3 a 3. Ma facciamo giusto. Fare magari anche un voto al pubblico. Diamo anche il voto da casa. No. Dai, facciamo anche il sondaggio al pubblico, dai. Però se vale uno, dai, se vale uno. Uno vale. Esatto, vale uno. Raga, siete in 3600 ma valete come uno. Avete visto l'ingiustizia della democrazia? No, nel senso in certi paesi è così. Non è una vittoria assoluta, ma danno un punto in più a uno all'altro. Vince. Com'è che si fa? Ah, più, aspetta. Io ho problemi a scrivere Zexon. No, è Tride Marci. Hai ragione. Perché stai scrivendo te. Perché non mi permetto. Perché ha votato e mi sono confuso. Io l'ho detto che oggi non sono responsabile di ciò che dico, faccio e penso. Ok, ho fatto il sondaggio. Da me ha vinto Marco. Al 72%. Ma tu non puoi votare, Marci, tu hai fatto la sfida. No, ha fatto il sondaggio. Sondaggio. Ok, scusami, volevo perdere. Siamo 3622 e varremo 3622. Qua vogliono l'indipendenza del singolo individuo. Giustamente. Quindi nel caso Tride ha vinto per 3000 voti. Marci stracciato per la prima volta in una Bill Battle per 3000 voti, una disparità incredibile. Allora, per ora da noi è in vantaggio netto Tride con il 66%. Sì. Uguale. Dai, voto del pubblico a Marco. Okay. A Tride, scusate, bravo, non stiamo Tride. E quindi io direi che, manca dato che tuo. È riuscito... sì, tanto ha vinto lo stesso. Ok. Matematico. No, pareggeresti. No, perché sono due voti, no? Sia il tuo che il mio. O li contavi come uno solo? In che senso? Due voti del pubblico, intendo. Due quindi voti del pubblico. No, beh, valeva uno. L'ho detto prima. Vabbè, vince Tride. Ha vinto Tride, basta, dai. Equipaggiamento in diamante, visto che ha vinto. Diamante. Mi sa che deve uscire prima.
Equip, sì, bella idea, dovete uscire. Equipaggiato meglio di me all'interno della serie dopo 3 mesi. Esatto, anche di me, quindi va bene. Ricordati di fare esci BB. Raga, non porterò proprio i playtime. Non mi è piaciuto per niente il capitolo 2. Allora, io quando ho visto che è uscito il 3, vi voglio dire la verità adesso. Ho detto a Steph, lo portiamo perché non me potevo, pommo. A me non dispiace così tanto. Steph ha detto no perché il capitolo 2 mi ha fatto cagare. Quindi ha detto lui. Confermo. No, a lui non è piaciuto davvero. Mi ricordo ancora la registrazione di quanto stava impazzendo. Mi stavo lamentando come un pazzo. Perché aveva troppi dialoghi, era troppo lento e alla fine non gli era piaciuto. E poi non lo so, mi sembra anche un po'... un po' in ritardo. Sì, un po' in ritardo. Comunque lo fa un sacco di gente, quindi guardate dagli altri e siete contentissimi, no? Allora, vieni Trida che ti passo tutto. Sì, mi sembra un po' scaduta come moda e quindi anch'io non avrei tanta voglia di farlo. Cioè, è uscito troppo tempo dopo. Ok, Lorenzo. Allora... Carpi sta provando a controdissarmi, ma non ha neanche chance, forse non merita neanche risposta. Quindi, full equipaggiamento in diamante, piccone in diamante, accetta in diamante, spada in diamante, uno scudo. Facciamo 2 stack di ferro che secondo me ci possono stare, 20 di diamanti extra, qualche mela d'oro, ma tanto non servono ad una mazza. 3 stack di carne e un pochino di materiali possono essere utili. Ma no, in realtà secondo me non ti serve a nulla. C'è qualcosa che desideri? No, no, sono più che contento. Direi, lo so neanch'io, sei messo meglio di me. Ok, la prima sfida è completata. Adesso abbiamo la seconda sfida di building. La seconda! Dopodiché si andrà di PvP... è parkour. Però hai fatto un bel bottino, davvero. Quindi bel inizio. Già inizi bene. Allora, terminato anche il sondaggio. Così ci siamo, prego, quando volete. Allora, devo rifare il coso, allora. Ma stesso tema? Sempre casa? Sì. Io cambierei tema. Cosa vuoi fare? No. Lui voleva farsi la casa. Facciamo casa. Grazie della grazia. Se no, cioè, scegliete. Ma Marci, no, allora, perché sei senza la corona? Perché l'elmetto. Perché adesso rientro. Devo rientrare. Ma la toglie. Se ha l'elmo, capito, gliela toglie. Ah, è vero. E ce l'avevo anche la corona. Ce l'hai 20 cuori, era, sì? Sì, ce l'ho. Perfetto. Hanno già provato a uccidermi. È impossibile. Ma, secondo me 3 contro 1 ti ammazzano. Neanche. Ci siamo? Ho 3 di queste. Questo. Marci, sei troppo equipaggiato per me. Lo ammazziamo. Allora, Build Battle. Zeixon, sei con la minuscola, 24, 600 secondi. No, 10 minuti. 10 minuti, grazie. 600 minuti non era male. Marci, posso avere un po' di pietà? Giusto un po'. Ma prima ho giocato chill, quindi... Però non mi hanno votato, quindi penso che adesso mi impegnerò un pochettino. Anche secondo me 2 sfide di... Cioè, boh, capito, perdere 2 volte in building, devo decidere se impegnarmi o meno. Devi riflettere sul tuo curriculum. Ma va bene, Marco va bene, dai. Con Zixon pure. Dai. Allora, così... Diciamo Marci, così. Possiamo fare che ti corrompo in qualche maniera? Sì. Cosa vorresti? Ma qualunque cosa del gioco, quindi tutti, non lo so. Mi devi dare tutti i punti che ricevi dopo, tutti li voglio. Non ti conviene, non cedere. Facciamo che magari ti do 2 patate, ti vanno bene? Le mie poi sono mie quelle cose lì, quindi capito. Vabbè, certo. Le rubo da qualcun altro. Tanto i punti te li prende a priori con le tasse. Ah, è vero. Vabbè, Marcia, allora ti uccido, mi conviene. Infatti, volevo ringraziarvi tutti perché ho utilizzato i punti delle tasse per prendere i minuti sta settimana. Ok, ci fa piacere. Ma ci rendiamo conto di come il nostro re usa le nostre tasse? Ragazzi, una cosa non importante... Le usa meglio del governo. No. Scusate. Una cosa importante, è tornato Kendall dalla galleria, quindi okay. Mi raccomando, adesso possiamo... Kendall non c'è una galleria più lunga adesso. No, la vera domanda è, Kendall, Carly ha scoperto dello spoiler? Carly sta dormendo. Prima o poi si sveglierà, povera stella, cioè che è la bella addormentata. Ma non sta bene, quindi si è addormentata. Ma prima o poi spero si svegli, cioè. Vabbè, magari è stanca, lasciala in pace. Vado a prendermi dell'acqua. Abbiamo detto sono materie nobili, vero? Non ci avevo pensato a questa cosa. Hai fatto tutto da solo. Hai ragione, sì, vabbè, userò il rosso, userò. Va bene lo stesso. Allora. Detto così. E si va così. E si va di giù. E si va di su.
Visto che mi piacciono le case giapponesi, facciamo le case giapponesi. Ancora 500 secondi, quindi c'è tanto tempo. Mi sono imbarcato una cosa un po' lunga, però non ci ho pensato a questa cosa. Ma Marci, io ho fatto una casa a due piani, quindi anch'io, due piani. Quella di Zizzo mi ispira. E comunque devo dire che sta pedalando veloce, Zizzo non ce l'ha il ritmo. No, no, ma se ci provo io mi esce uno spaventapasseri. No, è meglio che tu non ci provi. Ma no, ma povero. Ma non è vero, Steph. Sei ragazzi, Kendall vuota a tride, che è tutto a posto. Cioè, è Internet Explorer. Esatto. Sei ore dopo. Sto male. Però no, l'importante è che sei arrivato. Attenzione, prova a convincermi. Anche io ho odiato il capitolo 2 di Poppy Playtime, ma il 3 è stupendo. Lo dicono tutti, lo sai che lo stanno dicendo tutti. Oh, ma lei è una livettina della serie che se poi non ci piace, però molliamo dopo mezz'ora. Io non li voglio illudere. Cioè, vediamo. Perché sta con la live, dice, bello. No, sì, fai finta di essere crashato e non lo finisci. Bello. No, per forza devi fare una live, perché ormai, secondo me, siamo indietro per un video. Ero indietro i 10 minuti, vabbè. Io non sopporto che questi tipi di contenuti ormai li devi rushare. Sembra quasi una lotta tra gli youtuber a chi lo porta prima e non mi piace più giocare a fare i contenuti in questo modo. Però è triste, capito? Infatti è meglio i giochi che giochi e basta, che non hanno esatto, inizio e fine. Non mi piacciono queste cose, perché tanto ovviamente se arrivi in ritardo fai pochissime views perché l'hanno già visto da altri, giustamente, perché chi lo vuole vedere lo guarda al primo che lo porta. Però, cioè, dopo tutti questi anni non mi piace fare questi contenuti che ti portano quasi a fare le battaglie con tantissimo stress. È quello che non mi piace molto. Preferisco fare contenuti quando ho voglia di farli, senza dovermi preoccupare di chi li porta o chi non li porta. Allora, qua si stanno c'è una differenza di livello, sì, rispetto c'è un a silenzio, prima, impressionante. Per quello sto chiacchierando, perché c'è un silenzio. Però guarda Jackson. Sì, ma se Marci riesce a finirla sta cosa è un casino, Ma però Marci è un po' esagerato. Ma infatti potrebbe non finire. Esatto, quindi vediamo. Io? No. Sì, la chance, ragazzi, di Jackson è se Marci non finisce. Io vi ricordo che la mia casa l'ho finita in 1 ora e 12 minuti. Vedi perché non mi piace sfidarti. Perché non portate House Flipper? Perché è lento House Flipper come gioco? Però è bellissimo. È bellissimo. Io lo volevo fare in delle live. È da live, secondo me, non è da video. Sì, è veramente da live. Perché a me piace un sacco House Flipper. Soprattutto il 2, quando avevamo fatto la demo mi era piaciuto molto. E anche che l'hanno semplificato un po'. Esatto, un po', perché a me piacciono quei giochi, ma non quando sono troppo tecnici. E devo dire che il 2 è un buon compromesso. Temo che Marci finirà questa build. Bene, sto facendo anche il dentro bene stavolta, Vai. Però c'è una bella sfida, Vedo anche delle scalette interessanti qui. Detto, fai un mulino. Non ho il tempo, non so fare i mulini. Però avete ancora metà del tempo. E si stanno facendo delle belle build. Ok. Porca miseria, però. Io voto Zexon, scusate, sono 10 minuti in avanti. Mi sembra giusto. Dille a Kendall che gli tolgo i punti. Comunque pensate che i fan di Kendall la vedono talmente megalomani che gli scrivono: Kendall, qual è il tuo youtuber preferito tranne te stesso? Sapendo che ti riempie se stesso. Io ci rifletterei su sta cosa. Perché lo sanno che sotto sotto un nutellino, capito? Lo sanno. Un gran nutellino a lui. Allora, perché non potete parward, ragazzi? Perché non ho voglia di fare 1000 views. Fine. Bello. Giusto e conciso. L'onestà prima di tutto, ragazzi, mi raccomando. Cavolo. No, io ci sto giocando, ma ne abbiamo parlato anche in altri video, però soprattutto in quello che è uscito ieri su Two Players. Sì. Dicono che devi aggiungere poi con calma le teste nel monumento. Sì, ne ho parlato ieri in live di secondo roba. Me su Kenoia sarebbe carino fare una X rossa piuttosto che toglierla, no? Sì, amo. Presente quando i reality poi si vedono i concorrenti eliminati, bellissimo. Ma senti, ogni volta che Kenda si deve inventare che la gente piange. Ha detto: Carly si è svegliata, sta piangendo che avete spoilerato la skin. Non è vero. Che bugiardo. L'ultima volta era Fiera che piangevo, sbaglio. Mamma mia, ragazzi, che possiamo fare in lacrime proprio. Sì, sì. Scemo vogliaccio. Se lo dice così, non ci credo proprio. Esatto. Okay. Senti il silenzio, anzi, non senti niente.
Comunque di Palward volevo dire che abbiamo fatto un video su Two Players che è uscito ieri, quello del compleanno del canale, in cui motiviamo anche meglio queste scelte, che adesso non è neanche il contesto giusto per parlare di questi discorsi, che dobbiamo fare più attenzione alla build battle. Però mancano 200 secondi. Kenda ci dice: la faccia di Carly ora, due punti, emoji che piange. Bugiardo. Vediamo se è uscito nel mentre il suo video o l'abbiamo spoilerato di tante ore. Non è ancora uscito, mi sa che esce alle 18. Ma Denna, era una sneak peek. Bisogna dire che non si vede tutta la skin. Cioè la skin devi vedere anche i vestiti, com'è tutta la testa. No, vabbè, la testa è la cosa più importante. No, stai zitto. Ma bisogna modificarla anche quella nel monumento, quella di Carly. È vero, ci ho pensato prima. Se avete voi. Oh, se nel tempo voglia Marci. Vabbè, Marci sta esagerando. Che la continua. Marci, ma quindi proprio mi vuoi distruggere? Vuoi proprio... Ah, capisco. Sì, sì. No, non è andata questa, giù la sconfitta. Questa volta ha detto niente diamanti. Niente diamanti, li do io. Quinto piano, dici? Ne facciamo un altro al massimo. Secondo me Kendall, per risolvere Carly che piange, bastano i 5 euro su Roblox, no? Così si fa i nuovi vestitini per andare in discoteca su Roblox. Non devi dirlo che va in discoteca. E tanto lo sanno tutti ormai. No, è il suo segreto. Beh, se lo diciamo nei video. No. Allora. Cioè, io non do la colpa a Zexon perché ha fatto una bella casa. Il problema è che dall'altra parte... Però vediamo se Marcia finisce. È finita. Non è finita. È finita. È finita. Ma che non è finita. Ma non è vero che ho spogliato il segreto, guarda questo qua, un pagliaccio. Lo dice lui nei suoi video. 90 secondi di tempo. Stefano Night Vision, lo so raga, non c'ho voglia. Ma ci ha fatto la sua casa in miniatura. Sì, è vero. Cioè l'idea era proprio quella. Dai. Beh, dai, mi state spammando tutto. Dai. Perché non so fare tipo give night vision give Stefano. Aspetta, ci penso io. Stai fermo. Io so fare meglio di te. Sì, glielo fai, bravo. Sta scrivendo a guerra di darmi a night vision. È più pagliaccia di me. Aspetta, magia. Attenzione, compare Carly in chat. Steph, hai finito di spoilerare i miei segreti oggi? Allora. Fino a prova contraria. Non ho giustificazioni. Finisce così? Sì. Triste. Perché vorrei dire che è colpa sua, ma non saprei come girarla per fare in modo ti che sia arrivata? Colpa sua. Sì, guarda visto, che bella. Che magia. 15 secondi. Marci finisce di voler dare un ceffone. Marci, basta però, Basta, Sofia. È un tram nei denti. Però è molto carina questa. No, infatti, hai fatto un bellissimo lavoro. Però... Ho provato a fare del mio meglio. Hai fatto del tuo meglio. Ma è bellina. Dai, è bella. Perché dite di no, raga? No, è bella. Vieni a vedere qua l'ingresso. Cioè, solo per questo tu devi votare questa casa. Ah, c'è la corruzione? Sì, non so se è fatta, capito, di proposito. È però... un incrocio. Marci stava tagliando che si sentiva il respiro, un pochettino. Sì, era in silenzio. Allora, stavio, è Marci. Era meglio che iniziavi per primo, comunque, l'hai se lo dico. Tutti i piani, avrei avuto più pietà. È molto carina questa. Facciamo vedere anche i vari piani. Guarda anche tutto su. Perché abbiamo qua, ma poi si sale dalle scale esterne. E poi si sale ulteriormente. Qualcuno mi sta togliendo le cose, Poi si sale così e c'è il lettino qua. È bellina? Sì, è molto carina. Invece Marci ha fatto due letti così, molto carini. E poi sali su, la zona vista e... In silenzio. No, vedevo accusa. Adesso siamo passati che devo 500 euro a Carly, non si sa perché. Com'è possibile? A me ne dovresti 600 in realtà, comunque. E che? Non so se sì, mi avevi detto che mi pagavi per quella comunque cosa. Comunque la casa famosa di Marci. Per cosa? Tu una non moto, lo vedi? 600 euro. Ma la casa di Marci sopra è buia.
In che senso? Eccoci no, qua. Guarda che tu vivi Night Vision, cara. Non ho messo le luci. Vabbè, no, uno svantaggio almeno l'hai fatto. Villa è Night Vision, quindi giustamente no, non guardi le luci. No, sto dicendo che comunque almeno Zixon ha curato anche tutta la luce della casa. Illuminazione. Non l'ho detto. Non gli ho passato la texture della Night Vision. È i pro. Sara dice che preferisce quella di Zixon. Vabbè, diamo i voti tanto, diamo i voti. Ok, ok, allora... Tanto poi facciamo anche un voto del pubblico. E Sparks è già pronto a parlare nel caso in cui sia il primo. Era già pronto. Quindi partiamo da Nico. Vabbè. Allora, qui ci abbiamo molti più dettagli. Sì. E io apprezzo molto gli interni perché sono l'unica cosa che so fare. Quindi, belli. Anche il, anche il secondo piano, il letto sopra, carino. Marcia ha giocato un po' nella sua comfort zone. Lo sappiamo che comfort sai fare, zone? Lo sappiamo che sai fare le cose giapponesi, quindi... Il mio voto va a Zixon. Grazie. Comunque vedo dell'avvelenamento da parte di Nico contro Marci ultimamente. Però anche qui bisogna ridire. Non c'è problema, ragazzi, non c'è problema. Che mi spiace, però Marci, quando costruisci veloce, gli interni non sono il tuo forte. Perché comunque per me... Gli esterni sì, per ma tu sei più bravo negli esterni. La casa, non certo, è l'interno. Certo, quindi... certo. Allora, il da secondo... Me, da me abbiamo fatto il sondaggio nel Tride. Caso. Allora... Potrei essere di parte, perché ho paura, semplicemente. No, però... dai, sii sincero, se preferisci no, no, l'altra allora, di Diablo. Però quella di Zixon si avvicina molto di più al mio stile, quindi penso che voterò a lui. 2-0? Ok. Cide, scusami per prima. Non ti preoccupare. Poi. Fere? No, io voto dopo. No, vai adesso. Sì. Mi sentite? Ho sentito il sì di Marci che mi ha fatto venire. Sei crashato? Sì, ho crashato. Rip. Vai, Fere. No, non voglio votare dopo. No, voti adesso. Deve essere fastidioso votare, giusto così. Il sondaggio arriva dopo, ragazzi. Allora, io ci tengo a dire che il mio voto l'avevo già deciso ancora prima che lo dicessero gli altri, quindi avevo già ben in mente chi votare. Hanno mi bisogno piace... di sapere se Trida è toscano. Dico una domanda molto importante. Sì, sì, è toscano. È toscano, sì, è toscano. Sì, sì, sì. Mm. Volevo dire che il mio voto va a Zixon perché mi piacciono di più i dettagli. 3-0. Io lo sai che noto tanto i dettagli e come ho detto lui ha curato un po' meglio gli interni, anche la parte esterna mi piace di più. Cioè okay, qua tutto capito con le piantine e tutte queste cose. Loco? Allora io devo dire, Marci secondo me è andato un po' troppo sul banale. Ma ragazzi, se questo è banale però vabbè. Sto sentendo vabbè, male ragazzi. Lo sto vai Loco, vai Loco. Tu hai mai visto una casa come quella di Zixon? È molto originale. Mi piace molto la struttura, ma anche i colori. Quindi voto Zixon. 4-0. Esatto. Okay. Eh? Sparks. Ah. Allora. Volevo ringraziare il mio pubblico che mi ha dato il voto. Comunque, grazie ragazzi. Almeno voi. Noi non abbiamo ancora fatto il sondaggio, vero? Allora, a livello di estetica esterna, voto quella di Marci. Quella di Xenox e Tride? No, no, scherzo. È quella di Xenox. Zixon. Perché Zixon? Si sta vendicando che tutti sbagliano il suo nome. No, 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 è la vendetta perché Zenox, lo chiamiamo Spark e quindi esatto, si vendica. Devi accettare questa cosa. Ok, esatto, capito, capito. A livello di interno, non lo so, mi sembra che ha messo troppe cose un po' a caso, come due fornelli sopra, un calderone sotto, non lo so. È diventato un giudice di Masterchef. Mamma mia! Sì, guarda, voto Marci. Ok, 4-1. Lightning? Ricorda Marci. Preferisco quella di Marci. 4-2. T'ha pagato? Io volevo dire Lightning una cosa. Sarà la nemica dei nuovi partecipanti. Io dopo la live volevo fare un regalo a Lightning e Sparks, volevo dire. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Non utilizzi il suo potere da re, grazie. No, il problema è che Nico ce l'ha con me a prescindere, quindi... Ma no, ho votato per primo, che c'entro io? Allora, io faccio partire anche il sondaggio sul pubblico. Ho fatto votare tutti, giusto? Non mi sono indicato nessuno, manco solo io. Mi sai sì. No, manca prima erano 8 voti e adesso ne abbiamo fatte 5. No, 6. No, 6 è giusto, perché poi... Kendall ce lo dice il suo voto tra 10 minuti? Secondo me se n'è andato. Vabbè, tanto era giusto per saperlo. Allora, ho fatto il sondaggino. Io pure ho già fatto, tra l'altro l'ho fatto su Twitch. Attenzione. Sfida accesa. Passa in vantaggio Zixon. Allora... Dai, mi deve davvero rompere le scatole. Chi?
Kendall, ha detto ti chiamo al volo, urgentissimo. Ma non ci Oddio. Crederò mai. Mo' taglia una cipolla per far piangere a Carly per i 5 euro. Vediamo se deve chiamarmi. L'hanno chiuso, scemo. Ragazzi, l'hanno chiuso. Il tuo voto chi l'ha vinto, Marci? Tu? L'ha vinto io, sì. Ok, qua al momento abbiamo Jackson al 57%. Oh, ti sta chiamando da... Vabbè, ma... Arriva la chiamata di Kendall. Penso che sappia che siamo in live. Sai di essere in live, ti metti in viva voce, prego. L'avvocato, mettimi in viva voce subito in live, ti prego. Sei in viva voce. Sì, vai. No, è successo un casino, sto morendo di fame. Aspetta che è partito l'allarme del mio diabete. Aspetta che l'allarme, che sto ogni volta. È partito? L'allarme del mio diabete, tutto a posto, sono vivo. Vada. No, ma tra l'altro ci c'entra un po'. Sto morendo di fame. Okay. Ma ti giuro, te lo giuro, sono anche io in lacrime come Carly. Ho bisogno di quei 5 euro, Steph. Non posso comprarmi il panino, non posso comprarmi il McDonald's. Steph, per favore, ti do il PayPal adesso in chat, te lo mando, ok? E mi dai 5 euro. Adesso mi devono rompere tutte le scatole per 5 euro, ragazzi. Oh, soldi ce li ha. Siamo in live. Sta facendo il deficiente. Ho lo stomaco che mi brontola, per favore, diteglielo voi. Carly, la devi bloccare quando c'hai un fidanzato così cretino. Guarda che sta piangendo. Guarda che sta piangendo, Carly. Anche tu hai fame? vedi? Mamma mia, Steph, però no, il cibo non si nega a nessuno, ti prego. Qualcuno... Dai il voto, chi ha vinto, Jackson o Marci? Jackson, certo. Jackson, no? Io sto guardando la live in 240p. Quindi ho visto il giusto, però sto proprio morendo di fame. Dagli ti prego, Steph, ti do PayPal in privato. Ti mando le bistecchine di Minecraft, arrivano subito. Va bene, tanto va bene. Sono già in creativa. Cottura un po' il sangue, però non farla troppo cotta come al solito. E in creativa non me lo fa decidere, eh? Mi prendi delle patatine, Steph. Dai, anche da. Del resto 5 euro ci sta, patatine. Ricordatevi che dovete usare i soldi anche per i vestitini per le discoteche. Quello... Vabbè, però se che prendi... Che cosa tu di nuovo le discoteche? Però aspetta, se prendi l'hamburger da Mac, lo paghi un euro. Ti è in ginocchio, è in lacrime in ginocchio adesso, Carly. Confermo tutto. Vedi? Sì. Vabbè, comunque, Steph, dai, fa niente. Se sei un buon amico... Mi dai 5 euro su WhatsApp adesso, su PayPal. Su WhatsApp se li arriva, no? Posso mangiare. Mandali la banca. E niente, io ti auguro una buona live, tutto qui. Sappi che ti penserò. Grazie. Ok. Ciao. Ciao. Ciao chat. Spammate Kendall God, iscrivetevi al mio canale. Mi ha chiuso il telefono in faccia. Ok. Ai. A 500 euro sono i danni morali per averle rovinato il video. Ho capito. Ah, hai capito. Non è mica la monetizzazione di dicembre, signora Carly. Allora, noi siamo arrivati al 55, Zexon. Ha vinto ufficialmente Zexon la sfida, sì, contro Marci in versione tryhard. Marci, vero che non mi penalizzerai di questo, no, vero? No, raga, sono scarso. Vorrei essere scarso anch'io billando. Infatti vorrei essere anch'io scarsa come te, Marci. Cioè, se questo è essere scarsi, lo spero di diventare chat, anch'io. Allora, chat, vi scongiuro. Io capisco i fan di Kendall che purtroppo qualcosa di brutto è capitato e guardano a lui invece che a noi. Ma almeno voi, ma che spammate Kendall God? Ma dovete ignorarlo, per favore. No, al massimo dovete spammare Kendall Nutellino. Cioè, dai, comportiamoci basta, in modo giusto. Allora, fatemi uscire da qua. Perché c'è un mercante con i lama? Ogni volta arrivano. Terminate pure la sfida che vi tippo di nuovo. No. Guerra, non hai tolto i Phantom! Ma non li doveva togliere? Sì! Ma basta dormire! Ma basta dormire? Chi è che dorme in sta serie, loco? Spiegami. Tutti dimmi tra di te! Ma non è vero! Io dormo sempre. No! No? Steph, hai fatto un casino. E io ti ho detto di bloccare la sfida. Ho fatto CV, ma mi hai intippato, sono senza inventario. Ma l'inventario non trova dentro, in teoria. Dov'è? Ancora dentro la chest. Dove c'è la bedrock. E come faccio? Aspetta, ti tippo dentro tipolo la dentro, chest. Tipolo dentro. Allora, Marci ha perso la corona così. No, ce l'ho, è l'unica cosa che ho preso. Peccato. Non la molla mai. Allora, Jackson, lo posso tippare? Sì, aiuto, sono qua dentro. Puoi tippare allora, anche me. Opla. Grazie. Opla. Ok. Quindi 17:23 è top orario. Marci, hai del cibo. Grazie.
Dalle 5 euro ancora. Ok, allora. Quindi, VP? Signor Zaxxon, quando vuole. Dov'è? Non l'avevo. Ah, eccola. Sto fluttuando. No, sono un po' cecato oggi. Allora, partiamo dagli utensili. Cioè, neanch'io a momento tutti quegli utensili. No, tu non ce li hai davvero. No, io ce li ho perché me li ha regalati Marco. In effetti, tu non fai mai niente. Tieni, poi facciamo 4 di queste. Un po' di bistecchine che a Kendall non ho dato. Poi 64, facciamo 2 di questi. 20 di questi. Oh, che bello. Credo che ci siamo. Ehi, beh, l'armatura, come mi vado in giro? Non ti ho dato l'armatura? No. Ah. Whoops. My fault. Stavo anche pensando, strano che non mette l'armatura. No, non era comparsa, è arrivata in ritardo. Esatto, l'avevo già lanciata e c'era la lag. Ok, la prima sfida è ufficialmente finita. Volete andare prima di parkour o prima di PvP? Signor Steride, lei cosa farebbe? PvP, mi leverà il dente. È doloroso, eh? Molto doloroso, sì. Parte sempre lei, giusto? No, parte sempre lei. Prego, vada a fare PvP. No, non hai capito, vai a fare PvP. No. Secondo me bisogna invertire l'ordine d'inizio. Io sono d'accordo. No, io non combattere tra di loro. Sì. Ah, bella, loco. Con le cose che hanno adesso. Bella questa idea. No, non mi piace più. No. Non sono più convinto. Tride. Fatto amicizia, muorite così. Andate pure tutti negli spalti. Ah, ho capito. Tranne voi. Senti, mi devi un favore. Quale favore? No, guarda, metto la keep inventory e si sfidano con questo equipaggiamento. Però aspetta, Tride non ha l'arco, quindi facciamo. Oddio, È arrivato! Mamma mia, chi siete? È sceso dalla galleria. Non ci vedo più dalla fame, chi siete? Ma lo senti? Raga, ma con 5 euro riuscite a pagarsi pure internet? 5 euro, per favore, Stefano, adesso, per favore. C'è un evento PvP in corso, tutti a essere il pagliaccio. Questi si stanno mirando con l'arco aspettando il mio via. E tu entri che fai finta di morire di fame. Questa è una questione di vita o di morte, non sto facendo finta, sto morendo di fame. In casa tua non c'è niente, non c'è niente, Carly non ha fatto la spesa. Ah, senti lo stomaco, mamma mia. Ho capito. Voi continuate pure a mirarvi. Tanto... Sì, voi continuate, io tanto non ci vedo. Questo evento ha già perso di credibilità dal primo minuto quando Marcia ha spoilerato tutto. Mamma mia. E 5 minuti dopo io quando ho spoilerato la scimmietta. Con chi devo sfidarmi nel parkour? Dimmi un po', dai, entro subito. Entri per il parkour. Devi sfidare entrambi, sia Zaxxon che Tride. Non hai capito? Io ho detto al capotreno, muoviamoci che c'è una live. Dai, su, veloci. Giusto. È andato più veloce, è andato tipo 3-4 mila all'ora se non sbaglio. E sono qui. Quindi sei in Giappone? No, ero in Giappone. Sono arrivato adesso a Bologna di nuovo. Ok, apprezzo che avete tolto l'arco. Allora, ignorate Kendall, allontanatevi pure. Facciamo al meglio di 3, quindi chi vince due volte. No. Se volete usate le mele d'oro, altrimenti risparmiate, ve le decidete voi. Facciamo senza mele, almeno ce le teniamo per le dopo. Anche secondo me ve lo consiglio anch'io. 3, 2, 1, via. Ok. Che è questo silenzio? Stanno combattendo. Io non sono dentro, certo, scusate. Il primo colpo arriva, il secondo colpo pure. Zaxxon leggermente in vantaggio. Signor Tride, levi quello scudo. Gli prometto che non le farò del male. Non penso di crederti. Ma si fidi. Piano piano si avvicina. Attenzione, la finta arriva, un colpo importante. Attenzione, credo siano quasi alla pari. Raffica di spada all'improvviso. 1 a 0. Esatto, è perfetto. Franci per il PvP. Allora, è arrivato il mitico. Quindi facciamo così. Non mi rompere lo scudo, per favore. Aspettate. Mi dispiace, adesso le rimane. Le ha preso male. Facciamo senza scudo se preferisci. Stef, non sai commentare il PvP. Allora vieni, Carpi, entra. Te lo giuro. Entra e facci sentire il tuo commento. Vuoi fare 2-1? 3-1. No, sono 3. È al meglio di 3. Ma voi state a fecare il torneo. Noi, no, niente. No, siamo solo parlando. Niente. 3-1.
Va bene, questo non è. Vediamo. Stai fermo, stai fermo. Siamo pronti? Sì, sì. 3, 2, 1, via. Aia, ti ho detto fermo. Colpa di fatto, non so se qua l'alleanza è stata fatta davvero. Ok, ok, va bene, va bene. Siamo qua. Allora, Tride, quello scudo sai che te lo voglio levare, vero? Per favore, no. Arriva il rush, un colpo importante, un altro col critico. Tride nettamente in vantaggio. Zaxxon prova con l'arco, arriva un colpo, indietreggia. Supera sulla fascia. Mangia, però viene colpito dalla freccia. Usano bene la colonna, ma viene colpito di nuovo. Vantaggio per Tride, evidente in questo round, che viene colpito da un'altra freccia però. E un'altra ancora. Tride, stai un po' indietro. Un altro hit. No. Zaxxon mangia. Para con lo scudo, dà un colpo critico. Arriva un altro colpo, spadata. E vince. Tride, 2-0. Sei venuto troppo cattivo, mi dispiace. Hai ragione. 2-0, pesante. Ma penso abbiamo penso. Franci? Sì che abbiamo Franci. Abbiamo? Buona fortuna, Tride, io me ne vado in vacanza. No, come? È poppato. Devi affrontare. Allora, in questo momento Zaxxon è andato meglio di Tride, quindi ha già una ricompensa migliore di lui. Ma puoi affrontare anche Franci per migliorare ulteriormente la tua ricompensa. Peggiore non può andare, giusto? Peggiore non può andare, quindi non hai nulla da perdere, se non le sberle. Ah, ok, va bene, si può Stefano fare. Mi ha mutato su TS. Ma che sta dicendo? Ma non è vero, che bugiardo. Raga, è veramente bugiardo questo qui. Rivoluzione. Posso subentrare anch'io. Vieni pure, Carpi. Ma tanto tu non partecipi, non fai mai niente. Dove sono i bunker trovati, Carpi? Zero bunker trovati. Guarda, l'è entrato. Carpi. Ecco. Dov'è? È entrato? La gente, tranquilli, in questo evento live, tranquilli, venite anche alle 18.50. Però poi non giocate durante la settimana. Sto provando a parlare e mi sa che hai mutato anche Carpi. Ah, beh, certo. Ma perché è arrivato il cane di Carpi? Tu sei sempre in vacanza, Carpi, la terza volta che la leggo sta cosa. Sei Human Safari, non ce l'hai detto. Ma sono tutti mutati. Lo stanno facendo apposta. Mi stanno trollando per far finta che li ho mutati io. Mamma mia, io non ce la faccio più. Guarda, lo vedi, che fa pure vedi? Finta. Fa finta di laggare. Ti stanno trollando. Si è mangiato, quei 5, al posto dei 5 euro si è mangiato il microfono questo. Lo vedi? Almeno si impegna, poverino. Ci prova. Cosa dobbiamo fare? Sta ridendo con Carly sotto che ride. Carly, almeno non ridere tu. Cosa si giocano con questo evento? Le ore di gioco. Il parkour sarà il pezzo importante. Sono ancora in tempo? Sei ancora in tempo. Devi commentare. Ma perché mi prendi sempre in giro tutte le volte in Cosa hai fatto col bunker? Ho fatto il... Allora, ho fatto... Aspetta. Innanzitutto, ciao, benvenuti ai nuovi partecipanti. Benvenuti. Beh, ciao, bellissimo. Ciao, grazie. Jinox. Ciao, Jinox. Grazie, mi ho sbagliato il mio nome. Questo me lo ricordo, sappilo. E Ste mi prende sempre in giro in live. Infatti stavo piangendo prima. È un altro. Ero veramente triste e amareggiato dal modo in cui mi hai trattato. Ho capito. Non lo so. Comunque io ho fatto il mio bunker, per tua informazione. Sì, ok, ma c'era tipo le coordinate di quello di marci, non sei andato neanche a quello. Ma perché ero via? Cosa c'è? Esplosa la casa. No! Qualcuno mi ha griffato, raga, non c'è più. È il big ladro, te lo dico io. Re, dobbiamo trovare subito chi è stato. Subito. Io prima della live l'ho vista comunque, non vorrei dirlo. Anch'io. Ah, allora sei stato tu, mi sa. Ah, certo. No. Facciamo perdere poco tempo a tutti. Carpi, fatti pagare i danni morali. Allora, Carly sta iniziando a preoccuparmi con questi atteggiamenti. Io adesso, per quelli che sono arrivati adesso in live, mostro la nuova skin di Carly. No, non è aggiornata. No, tanto si aggiorna, adesso arriva. Così impari. Ogni live a Big Whale è straordinaria, no? Ogni live a Big Whale è sempre peggio. È sempre peggio. Non si sa come. Ma il video di fare live dove rifanno il museo? Parliamone. Ascolta.
Ascolta, no, è colpa mia, però non incolpate Light. Voglio dire, ma che si fa PvP? Lei me l'ha anche chiesto e sono io che non mi sono mai presentata, quindi è solo colpa mia, non ho nulla da dire. Quindi lei poverina me lo dice sempre del museo. Guardate, quindi... la casa esplosa. Non ho giustificazioni, ciao, scusate. Questo è per dimostrare quanto è una bugia anche quella dei 5 euro di Kendall. No, Carly, non piangere. Non piangere. Tranquilla. Non c'è niente che te l'hanno sparato. No, Carly. Aiuto, non ce la faccio più. Voglio cambiare lavoro. Si fa PvP, ma sì, che si fa PvP. Allora, ti faccio fare il fight finale contro Zaxxon al posto di Franci. Ma qui c'è quel cane. Zaynox, ah, quindi alla fine no, Fufi, Fufi sta seguendo. Segue. Vabbè, Fufi, Fufi, aspetta. Fufi, vieni qua, vieni, vieni. Guardalo. Chi è che crasha? Hai crashato Nico. Qua entra gente, se ne vanno. Ma che è? Una pizzeria, non è una serie. Non vuole essere coccolato. Avvicinati, guarda, non morde. Sì, non morde, ha la faccia che non morde. Fufi, bravo, fai bravo, adesso. Allora, canti. Andate pure negli spalti. Carpi... Ma ci hai riportato tu qui sotto, eravamo già. Lo so, alcuni erano andati via, ho fatto un TP all. Carpi e Zaxxon rimangono qui al centro. Io sono pronto. Ma per cosa che devi fare? Deve fare il parkour, Kendall. Allora, Kendall, ascoltami un attimo. Dimmi, no, non è vero, non te lo posso far fare. Ti volevo far billare a te il parkour, ma non c'è la creativa. Ma che stai scherzando? Io certo che c'ho la creativa. Non hai visto il mio ultimo video dell'Impero Craft? Questa era bella. Battute. Ovviamente, battute, ragazzi. Cosa devo fare? Niente, ti volevo farti billare il parkour, ma lo devo billare io per forza. Io non so buildare. Dai, ma faglielo dare al volo, sì. La guerra. No, e... no, che quello poi si give i punti. Allora, non si give. Zaxxon e Carpi, signor Guerra. Guerra mi sente. No, ma devo svuotarmi l'inventario? Mi sa che hai mutato pure lui, Cattiva. Uffi, stai qua, bravo. Okay. Ciao, Zaynox. Sì, praticamente ciao, dovete. Male. Depositare il vostro equipaggiamento in queste casse. Ok, arriviamo. Pieni di cose qui dentro. In quella cassa vuota? Questa è vuota. Quelle in altissimo sono vuote. Quelle in altissimo, ok, a posto. Ok, depositate tutto. Quando avete depositato tutto, fate slash kit ferro. Ok. Sì, però sei in ritardo, capito? Quindi è meglio che ti scrivo. Vai. Ok. Slash, cosa devo fare? Cosa devo fare? Slash kit ferro, tutto attaccato. Ok. Ok, sì. Allora, okay. Carpi, possiamo parlare, essendo che te sei un PvPer molto no, esperto. No, è vero. No, 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 fai solo ogni giorno Bad Wars e PvP, non è vero, no, io sono bravo a costruire. Ah, ci siamo invertiti i ruoli? Sì. Ah, capito, perfetto, ok. Allora dovrei essere bravo, giusto? Sì, forse. Steph non sa commentare i PvP, allora, giustamente. Io non so commentare i PvP, tu stai aspettando questo momento da 100 anni, spero che almeno lo massacri. Grazie. Perché devi dimostrare ciò che sai fare. Sarà il meglio di 3, quindi chi ne vince 2 vince. Va bene. Ok. Dici, lasci tu il via. Vi faccio io il 3-2-1. Anzi, la fa il Big Re che è muto da 100 anni. Che sta a fa Big Re? Hai mutato pure lui? No, è ancora scosso, no. Perché ha perso prima. Ah, poverino. Non ha accettato sconfitta. Big Re, venga in mezzo e dia lei il via. Temo che non ci senta a questo punto. Allora nulla, la 5-5. Raga, un attimo, sto aprendo quella chat un secondo. Non mi sono fermato una volta in sta live in questo momento. Vai, ci siete? Cazzo, sono sicuro che il tuo cane non mi ammazza. Che quello è abbastanza aggressivo. Non no, è aggressivo nei miei confronti. No, no. 3, 2, 1, andate. Carpi, ci sei? Seriamente mi stai prendendo Aia. In giro? No, 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 no. No. Che stai a fare? Sto abituando un po' a giocare. Allora, WASD, okay. Freccia. Si muove. Sta usando la stessa tecnica canguro di Franci. Vedi che sono un esperto di PvP. Però prende 2 frecciate. Aia. Momento in cui Zaxxon è in vantaggio danni. Attenzione, scappa, si avvicina. Colpo importante, Zaxxon in vantaggio, ma lo risubisce il colpo. Carpi dal secondo hit. Fa la finta, lava, non va, ma è buona. Mangia la mela d'oro, no. Mangia la carne normale. Raffica di frecce. Hai dovuto comunque, Attenzione! Cioè, ma scusami. No, scusate, avevo il piede fuori posto. Io ti invito. Finalmente all'evento PvP, che tu mi chiedi da mesi.
E tu mi perdi appena acceso il PC, aspetta, devo ancora scaldarmi. Non si è scaldato il PC. Avevo il monitor spento, aspetta. Devi dire, okay, devi scaldarlo come le ruote della macchina. Sì. A Londra fa freddino, eh? Ok. Allora, vai. Mangiate, fate tutto quello che volete e poi il Big Ray vi fa il 3-2-1. Ci siete? No, il però Big va Ray. Bene. Ma tu sei pronto? Ma io vorrei fare una domanda, ma perché hai deciso di tassarci tutti i 5 B? Io torno e vedo i miei punti scendere. Ma è obbligato. Non è colpa mia, Carpi, mi spiace. Tu okay. Mi trovato, ma le correnti del mio bunker non sei neanche andato. Erano punti gratis. Carpi, hai avuto troppa pietà, te lo dico io. E togliti quella canna da pesca che io la odio. Vai, 3, 2, 1, andate. Ma che ci fai già qua vicino? Sì, ma dare due stack di frecce, ragazzi, non è croccante. Invece sì, per me sì. Ok, si avvicina, si avvicina. Attenzione. Carpi, che vogliamo fare? Sorpresa. Che vogliamo fare, Carpi? Attenzione! No. Oh, no, no. Bruciano entrambi. Spadate, spadate. Carpi si gioca all'orgoglio, però è sotto pressione. Muoio, muoio, muoio. No! Ok. Allora, chat, fate finta di non aver mai visto questo momento. Carpi è scarso, raga. Cosa? Allora, io non dirò cosa ho appena visto adesso. Però ringrazio chiunque l'abbia messo in casa mia. Grazie. Prego. Ma ormai è finito, Carpi. Grazie. Era finita stamattina, Carpi, quella sfida. Ma stamattina era a Roma. Che devo fa? Mi dispiace, non... è finita. Devo fare il portale del Nether per venire a Londra a sto punto. Ok, è un bel scontro, Jackson. Ma vieni. Quindi, quante ore si prende? Si prende 15 ore di gioco. Oh, porca miseria. Io pensavo che vincesse, Carpi. No, io non vinco. Grazie, Carpi, hai avuto pietà, vero? Allora, dopo questa mi passi 5 euro PayPal, ok? Sì, te lo voglio. Ma ci avete con 5 euro oggi, Pure a me, per favore. Va bene. Steph non sa nulla, Ok, invece... Sto pensando, non voglio essere troppo cattivo. Per Tride direi 8 ore. Va bene, accettabile, dai. Sì. Guerra, dai, 8 ore. Perché ti alzo? Okay. E questo ce l'abbiamo. Qualcuno spinga. Qualcuno lo spinga. Vi prego, qualcuno lo spinga. Loco, spingilo. Non sopporto più. Lo prendo al volo. Ecco. In 13 nel server neanche il giorno 0 eravamo. È vero. Allora. Game mod creativa. Ragazzi, avrei bisogno di ricoprare il mio loot, però. È vero. Lo puoi, mi spiace. Quindi ci siete tutti parkour. Qua, no? Sì, ci siamo. Non continuo a fare parkour. Allora, aspetta. Dai. Magnifico. Grazie mille. Ok. Allora. Dobbiamo costruire un bel parkourino. E io rifare l'altro. Non l'hai già fatto. Bravo, Xenox. L'hai già fatto? T'avevo corrotto, vero? Come che fai? No, perché io ho fatto un fail, perché vi spiego cosa ho pensato. Ho pensato, è carino che bigliamo il parkour tutti assieme. Però il parkour lo posso bigliare solo io, essendo creativa. E quindi è stato un fail interessante. Scusa, dai la creativa momentaneamente. No, facciamo il parkour all'interno della gara di costruzione. L'ho pensato anch'io, loco. E quello al centro? No, quello al centro è troppo semplice. Dai, se non è con la gara di costruzione, ha senso. Però nella gara di costruzione possono entrare tutti? Sì. Ok, allora facciamo tipo... Allora... Build battle, vado a marci e mettiamo tipo 60 minuti. 50. Perché non posso mettere... No! Quanto è a livello di minutaggio? 15? Oh. 15 sono pochini, no allora non ce la facciamo, rifiuta marci. Ma no, 15 ci sta per fare un parkour. E dobbiamo costruirlo. Ah no, perché poi rimane la build. User in your channel, sì. Allora ce la facciamo. Ok, accetta Marci. Cosa devo fare? La sfida di sono crashato. Non ho nessuna sfida build. Perfetto. Battle attiva. Ora? Niente.
scrivendo male a Madame Marci? Senza M maiuscola? Sto scrivendo giusto. Invito io. Quanti minuti hai messo? Ah, perché è rimasta. Ok, devo aspettare qualche secondo. Okay. Perché è rimasta la sfida, perché tu eri offline. Tutto a posto. Vai. Oh! Allora, vediamo se va adesso. Qualche secondo, guerra, insomma, è 35 minuti per farlo. Aspetta un po', dai. Io già aspetto. Allora. Raga, se Kendall vince, si becca anche i 5 euro? Ti direi 10. Per i danni di Carly e i 5 euro di Kendall. Marci, hai razzi, grazie. Ah, un minuto, ok. Adesso è il momento del Nutellina. Sì, ora dovrà splendere. Sarà il suo momento. Perché è arrivato adesso? Allora, ci sono due nuovi partecipanti, Zaxxon e Tride. Stanno facendo varie prove per ottenere lo starter pack, chiamiamolo così. La prima prova è stata di building contro Marci. Marci ha perso entrambe le volte. È stato un plot twist. E con quella sfida hanno vinto l'equipaggiamento in diamante. Va bene, tranquilli. Continua, continua. Poi hanno fatto la seconda sfida, che era quella di PvP, dove Zaxxon prima di tutto ha sfidato Tride e ha vinto. Dopodiché ha sfidato Carpi e ha vinto di nuovo. E quindi si è beccato 15 ore di gioco per la prima settimana. Invece Tride si è beccato 8 ore. Adesso si costruisce un parkour e si fa la sfida di parkour di Kendall contro Tride e Zaxxon. E in base a quello guadagneranno un tot di punti. Bello sto recapino, eh? Sono molto bravo. Vai. Ok, allora. Ma gli altri non hanno la creativa, quindi in realtà possiamo buildare solo io e Marci. Solo io e te, sì. Ah. E tu non puoi neanche venire dalla mia parte. No, però io posso venire dalla tua. Prova, sì. Tanto io, avendo le cose, posso farlo. Ok. E vai, Marci, costruiamo. Va bene, allora, da dove partiamo? Allora, di sicuro partiamo da del bel ghiaccio. Ghiaccio, fence. Partiamo di qua. Ok. Partiamo di qua. Io inizio a prendermi un po' di blocchi cattivi. Andiamo un po' verso l'alto e facciamo così. Allora, fence. Poi prendiamo un po' di rod. Prendiamo del glass. Prendiamo degli slime. Prendiamo. Ok. Tanto sì. Si potrebbe mettere. Le ladder. Non c'è proprio tempo, si toglie solo il muro al centro. Sì, è vero, perfetto. Ok, Marci inizia. Bello. E sai cosa fare io poi? Mettere dei mag. Aspetta. La metti lì così, però. Guarda. Io pensavo di metterglielo così. Eh sì, esatto. Ok. E dopo questo, mettiamogli anche un max jump, dai. No, 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 fidati. Mettiamoli un coso. Però aspetta che questo devo togliere. Gli mettiamo un salto con slime. Ok. Tipo qui com'è? La mia criptonite. Vediamo intanto se si può fare. Più o meno si può arrivare a qua. Forse questa altezza. Proviamoci. Ma un blocco più indietro. Ok, perfetto. Poi, sai che ti dico? Ma dei max? Li mettiamo pure di ghiaccio. Ok. Allora, questo si può fare da 3. 1, 2, 3, 4. Ragazzi, io vi abbandono. Ciao. Va bene. Ciao, ciao. Loco. Ciao. 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 User disconnected. Io mi limito a osservare, che tanto non so fare parkour. Poi okay. Potrebbe esserci una roba del genere. Troppo vicino questo. Vabbè, anche lì devi fare una roba. A me è facile così. Cioè devi considerare che se devi farlo facile. Okay, ci sta. Ah, ecco una cosa che dà sempre un gran casino, perché dà fastidio a tutti. Secondo me quello è un max jump. Sì, si può fare, l'ho fatto 2 secondi fa. Eh sì, ma il max jump sulle fence è un incubo. No, no, guarda.
L'ho fatto due secondi fa. Grazie. Io direi di toglierlo, Marci. Marci, abbi un po' di pietà, dai. Ho capito che hai della dignità da mantenere perché hai preso le prime due sfide. Sì, beh, dai, niente di che, c'era già. Era facilissimo questo. Allora, poi... Ok, io questa roba la odio, ragazzi. Questo beh, però va, giusto? Più, però più lontano, tipo qua. Eh no, guarda che con la slow non so se riesci a fare quello da uno in più, eh. Fa? Sì. Ok, gliene fagli facciamo tipo, un altro. Fagli tipo un po', esatto. Ma poi faglieli anche... Tipo così, che sono qua semplici. Ci arrivi. Qua ci arrivi, se vuoi. Così. Sì, e anche okay. Quelli semplici. Sai che questi qua, tutti così, secondo me ha senso metterli? Guarda. Così. Sì, perché è un attimo sbagliare questo. Aspetta, aspetta. Noi siamo un po' più cattivi qua. Vai, prova, Nico. Ok, dai, sono fattibilissimi, allora. Sì. Poi... qua mettiamo un salto con scale. Cos'è che vuole? Con le mie 5 euro? Poi... okay. Secondo me è il momento di un po' di grassettina. Poi... Metti ho preso il grasso sbagliato. Metti glass quelli brutti, però. Questi, no? Sì. Vai, Nico. Questo è facile. Questo è tosto. No. Faccio io. Sai che è tutto senza checkpoint, Marci? Sì, sì, ma questo è facile, dai. Ma dove è facile? Secondo me non riesci a farlo neanche che è da sto parkour. Lo continuo a fare, guarda, non è difficile. Oh, sì, singolo salto, ma far tutto sto parkour senza checkpoint non è banalissimo, eh. Vediamo, parto da qui che tanto questo... Oh, grazie. È appena caduto. Mi ha buttato giù Nico col coso. Sì. Ok. Cosa ho buttato? Oh, rip. Ho crashato? No, ci sei. Ok. Facciamo anche così. Tutto di fila questo, Nico. Bravo. Ok. Poi... no, raga, il miele non lo metto neanche il mio peggior nemico. Io non lo so fare. È l'unica cosa che non so fare. Peggior feature di parkour. Sto usare il miele. Vediamo se ci arrivo. Hai provato? No, prova. Dovrebbe essere easy. Ok, aspetta. Andiamo di qua, però, in realtà. Sì. Fai un quadrato di glass panel. Vabbè, quello è easy. No, questo è troppo lungo. No, devi farlo di fila così non puoi farlo. Secondo me non lo finisce nessuno sto parkour. Troppo lontano, dai, mettiamolo più vicino, così. Dai, un block. Secondo me potremo fare... vai, sì. Così e si finisce qua. Ok, vai, ci sto. Guarda che rompe già le scatole questo qui. Il miele no, ragazzi, è un po' troppo, secondo noi. Sì, è una tortura, miele. Ma Kenda si sta già allenando, scendi! Non mi sto allenando, c'è mia nonna lassù, devo salvarla! Che scemo, oggi non ce la fa proprio, ah. Porca miseria, abbiamo fatto male i treni. Allora, Time 7 Day l'ho già fatto. Tolgo le cose... ma Carpi ha salutato che sta andando via? Era loco quello. No, perché Carpi se n'è andato, non ci ha salutato. Va bene. Questo niente è facile. 5 euro. Questo si può fare. Ok, no. Allora, vogliamo iniziare? Allora, sì. Sono tutti fattibili, eh. Stiamo provando. Io gli slime ho veramente paura. Come vogliamo giocarla? Vanno tutti e tre assieme tutti e tre vediamo assieme. Il primo che finisce. Il primo che arriva. E il secondo... qua quel... mi spingono, no. Si parte a 5 secondi non di differenza, vale così almeno... No, non vale spingere. E partite tutti, il primo che vince, vince. Via. No, veramente? Rimango, no, scusa, l'ho fatto apposta. Sono abituato a cliccare, scusami. Ok. Mi sentito? Mi ha mutato di nuovo. Stai. No, ti sentiamo. Che devo guarda. Concentrati. Io ce lo reggo.
Alle 18 tutti a vedere il video di Carly, che sennò poi mi dà la colpa che è andato male. Bazinga. Attenzione, Zexon ne sa di parkour, eh? No. Appena l'hai detto. Lo so, rimangio... Cioè, per favore. Monica, miseria, la bufata che t'ha tirato. E purtroppo Marci mi ha dato il potere del gufo. Giura? No. No, Marci, dimmi. Sono da fare di fila, veramente? Sì. Tu sei il re, non mi mentiresti mai. Guarda. No! Oh, vabbè. Male, eh? Io dicevo a Marci di farlo più semplice e lui l'ha fatto difficile, quindi è colpa sua. Vedo molto male. No, più che altro 400 secondi. No, raga. No, 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 il tempo non c'è, il tempo non c'è. Ah, vabbè. Perché stiamo qui fino a domani. È solo chi arriva primo. Attenzione, Zexon arriva da solo. Di nuovo, di nuovo. Stai zitto. Allora, io non parlo più, non parlo più. Che miseria. Cosa devi fare, Marci? Vi da far vedere come si fa. Tu fai vedere, ma non puoi. Dai, vi faccio vedere come si fa. Ho capito. Poi? È il momento. Ho capito. Quasi, guarda. Sì, è un doppio salto, From your channel. Chi se n'è andato? Non so, la gente va via senza salutare. Esatto. Cioè, ormai ma penso caro. Questa serie è il Far West. Puoi tippare sopra 3D? L'ho buttato giù io per sbaglio. Sono sbagliato io. Ah, ok. Ma io sono in giro. Attenzione, sabotaggio. Cioè, io sto dimostrando al pubblico come si fa sto parkour. Vabbè, allora. Chi mi ha spinto? Oh. Sei in creative. Ma è Marci. Non è in creative, è in survival. Ah. No, no. Se vinco mi dai 5 euro? Aspettate, ho perso tutto il mio equipaggiamento? No, è tutto a posto perché ho iniziato la prova, è vero. Mi è venuto un infarto. Uno. Ci manca solo quello. Già non abbiamo niente, perdi pure il poco che abbiamo. No. Comunque Marci non è mai arrivato oltre la Soul Sand e mi faceva facile facile. Ma non mi sto impegnando, se mai mi impegno. Non ti stai impegnando? Va bene, mi impegno. Marci, togliti. C'è un salto molto tedioso. Ma mi ha sabotato due volte. Ehi, ma ehi. Due volte. Zexon comunque è quello che ne ha di più al momento. Ecco, adesso ricade. No, ormai si è allenato sulle gufate. Impossibile che cadi. Ho una Marci, hai un hitbox. Non puoi buttarlo giù da qui. Marci, hai un hitbox. Io ho buttato giù per sbaglio. Sì, ho capito, ma lui è da solo. Se dell'altro stava all'inizio. Io sono fermo, sono fermo. Pizza, pizza. No, boom. No. Sai che chiccando dai più hitbox. Ma non è vero, non ce n'è più. Ti giuro. Comunque questi qua sono la vera cattiveria. Quali? Secondo me le Soul Sand qua, quei salti che sbatti a testa, io li odio. Ah, tu li hai ripresi da quel video che abbiamo fatto insieme. No, l'ha fatto Marci. L'ha fatto Marci quella. Io ho messo la Soul Sand in generale, poi ha fatto quella roba ancora più cattiva. Però la Soul Sand l'hai ripresa sì, da prima. Sì, ma perché ho visto che tu hai problemi con la Soul Sand. Non mi spingete. Sto facendo Steph comunque. Vai, mo cadi tanto. Ah, vabbè, no, ma quello non dovrebbe essere difficile. Io lo odio quella roba. La tecnica. Sì, c'è la tecnica. Attenzione. Uno. Basta farlo con calma. No, le scelte qua mi portano in svantaggio, non vedo vita. Io le ho tolte. No! Calma. Uno. Guarda qua, Steph. Guarda, impara. Hai visto? No! Io non vorrei dirti che la marcia ha finito mentre tu mi dici guarda impara. Vabbè, ma che c'è? È partito prima, mi ha buttato giù. No! Okay. Pensavo che ci fosse un blocco sopra, invece l'hai tolto all'ultimo. Tutto l'ha fatto Marci, ripeto. No, non l'ho tolto io lì, l'ultimo. Nico ha fatto pochi try, no? No, ma era già così, non è che l'abbiamo tolto. Era già così. Ok, capisco. Vabbè, io tanto ero in Giappone fino a 10 minuti fa, quindi... Sei ancora in riposo. Al posto di Nico parte... non un poco. Scherzi a parte, sono sveglio dalle 4:30. Vabbè, io non ho nulla in Steph gioco. E Fer confermano. Vabbè, niente. Cade di nuovo. Allora, per ora, da quello che ho visto, Zexon dei tre, quello che sta andando meglio. Però ma arriva alla fine, arriva. Sì, ha il blocchetto di diamante. Sì. Ok. E in base all'ordine di chi arriva prima e chi dopo. Si vincono punti? Uno. Loro. Ah, allora che lo faccio fare? A sabotare. Ah, devo sabotarli? Sì, è il tuo ruolo. Quindi se io vinco, loro vengono meno punti. Meno punti, esatto. Okay. No, sono caduto. E Carpi in PvP ha deciso bene di perdere. No, però poverini, non li voglio. Infatti, dai. Ma stanno già full diamante con un sacco di ore.
Vuoi mettere per forza? Marge ha perso in building. Come fa ad essere full diamante, diciamo? È perché la Big Vanilla è una figuraccia. Marge ha perso in building, Carpi ha perso in PvP. Quindi io sono l'unico che deve, che, cioè, c'ho tutto il peso tra le spalle. Se perdi anche tu, loro sono migliori delle Big Vanilla. Ma ditemelo prima ste cose. Allora no. E te pensi ai 5 euro? Io c'ho fame, Steph, mi fa male la pancia dalla fame. Non so più come dirtelo. Perché il ghiaccio mi fa scivolare anche da shiftato? No, raga. Mi stare il blocco di slime era brutto lì. No, io non riesco proprio. No, è il ghiaccio che no, ti, il ghiaccio ti è la cosa più OP perché ti fa andare. Ti fa scivolare, non so perché. Ho una proposta. Te lo faccio io? No. Tippami qua sul ghiaccio e dammi un try. Se non lo sbaglio, mi ritiro. Va bene. Perché? What? Si ritira. Okay. E si ritira. Questo è easy. Easy! Quindi è l'ultimo tentativo di tride. Aspetta. Tride. E io posso usare Tride l'English. Però si muova da lì. Tride, non mi spingere, Ha finito. È finita. Ma qui dovevi farlo così, guarda. Mi hai detto di farlo di fila. È tutto di fila. Ma non ero pronto, dai. Dai, dagli un altro tentativo, ragazzo. È nuovo. L'ultimo davvero, poi basta. Ma porca miseria. Te lo giuro. Grazie per la scaletta. Però io vorrei che... Scusami, scusa. Sono abituato da pugni e non ci ti piace picchiare le scale, capisco. Sì. Non so perché mi concentro quando spam clicco sulle scalette mentre faccio parkour. Oh, ce l'ha fatta, incredibile. Ce l'ha fatta, finito? No, è finito. Finita la tortura? Ma questo qui devi finire. La trilide è finito, guarda, in generale. Ma te l'ha completato nessuno ancora? No, nessuno. Ma perché? Solo Marci sì, Marci sì, vabbè, Marci però non è la sfida, capito? Intanto nella sfida. Jackson e Kendall sono i due che ci vanno più vicini, ma Jackson ancora di più. Io sono arrivato alla fine del Soulsend, C'è Franch davanti, vai. Dai, basta, questo è l'ultimo run, lo facciamo e basta. Portiamo a casa la vittoria. Perfetto. Jackson hai vinto. No, che... detto. qua ne va dei punti, non facciamo scherzi, non possiamo regalare punti che già siete in diamante. Sono caduto. Già siete tutti più ricchi di me. Ma ce la fa, silenzio. Ce la fa, silenzio. Questo è brutto, silenzio. Questo è brutto. Vabbè. Cosa sto facendo qua? E gli ultimi tre salti. Ce la fai, Max easy. Jump sullo zombie. Easy peasy proprio. Ci stiamo guardando tutti, sappi. E siamo pure in silenzio. Esatto. E mi sa che ci sono anche 100.000 spettatori a guardare. Comunque, come dice Sam. Perfetto. No. Perché non quello non si può fare correndo. L'ho già visto prima la caduta. No, sì, devi farlo correndo così. Ma no, perché non ti prende il movie. Vedi? Secondo me devi farlo così, invece. Cioè, da sotto, così. Vedi che fa? Va fatto da sotto, Marci, già fai. È molto più easy. Prima l'ho avuto fatto, ma che l'ho fatto correndo. Vedi? Sì, sì. Quindi sì. Scendi sulla testina e poi salti, più easy. No, io non c'ho voglia, ragazzi. Sono sveglio dalle 4. Ma ti sei proposto tu a fare il parkour, Io sono sveglio dalle 4. Sì, perché pensavo che sarebbe stato qualcosa di divertente. L'ha abbinato Marci. Marci, perché non l'hai fatto divertente? Ciao, Mark. Ma era da far così. E chi dov'è, Mark? Dov'è, Mark? È qua da me. Qualcuno ha detto ciao Mark, io ho detto ciao Mark. Ah, ok. Bravo, ascolta i miei consigli, Jackson. Ce l'hai. Vedi, eccolo. Sì, insomma, gli occhi. Finalmente. Primo posto. Da arrivare là, scusa. Perché ride Jackson? Facendo tutto da arrivare là. Facendo il giro. Sicuri? No, ho volato. Quindi... Al momento sarebbe Jackson primo posto, Kendall secondo e Tride terzo. Vediamo se Kendall ce la fa, altrimenti... Devo impegnarmi. Kendall qua è easy da lì. Blocco. Ok. Ti guardiamo tutti da vicino. Tranquilli. Stavo scherzando prima. E qua che c'è? Vetro. Non lo vedo. Davanti. Perché non lo vedo? Non lo vedi. Non lo vedi? No, vedo solo il top, non vedo tutto il resto. Del No, esatto. È solo il top. Che strano, dovrebbe essere così. Ah, forse perché non ho l'Optify. Niente. No. GG, vinci tu. No, non c'ho più voglia. Ok, primo posto, 200 punti. Più 5 euro da dare a me, per più favore. Più 5 euro da dare a lui. E invece Tride, 50 punti. Me la collo. Allora. Dai, Steph, che così c'è, no? Raga, Jackson ha fatto il colpaccio. È uscito il video di Carly? Sì. Mi sa di sì. Quindi andate a vedere il video di Carly.
E spammate Stefa spoilerato. No, non c'è bisogno. No, sì, sì, che si dire. Intitola "Ho modificato la mia skin di Minecraft". Ma tutti lo sapevano già. Doveva cambiare il titolo 2 minuti fa. Ci ha messo 6 ore a fare quel video. Si è fatta notte. Ma poi c'è la miniatura con la skin nascosta. Esatto. E adesso sono andati tutti. Però andate a scriverle: "Che bello, Carly, non avevo mai visto una skin del genere, brava". Scriveteglielo. Dai, Steph, se mi dai 5 euro adesso io ceno. Ci sentiamo dopo. Bene. Se no non mangio, Ragazzi, in chat mi raccomando. Ciao. In chat mi raccomando. Ciao. Ciao. Esci, Bibi. E mi recupero tutte le cose. Ok. È stata una delle live più strane senza senso. Però Zexon ha fatto il colpaccio oggi. Assolutamente, ha fatto bancarotta. Fatto. Sì, messo meglio di noi. Una volta ho avuto fortuna. Ah. 1, 2, 3. Ci teniamo i biscottini della fabbrica. Io intanto vado a staccare, ragazzi belli. Allora, opla. Ok, io voglio andare a vedere la classifica. Perché voglio vedere chi tutto ha superato Zexon. Allora magari tipo lì. Tipo. Tanto adesso pagherà le tasse. Ah sì, ti devo uccidere domani, mi dispiace. Non voglio pagare le tasse. Va bene. Grazie. Allora. E se ti uccido io, perdi tutto l'equipaggiamento. Vabbè, quello si rifà. Anche a Franci. Non male. Accetto, bello, mi piace. 14° posto ci sta, Guardala, 1209 punti, una roba indecente. Allora, ok. Comunque, che ve lo ridico adesso così poi non lo devo scrivere nella chat di WhatsApp che poi la gente non mi legge, maledetti. L'evento dei bunker è finito ufficialmente già da oggi e quindi non si possono trovare altri bunker, eccetera, eccetera. La fine del dar punti e annunciare la nuova prova sarà mercoledì, quindi credo recheremo martedì. E mercoledì inizierà la nuova sfida dove parteciperanno già tutti, quindi anche Franci, Zexon e Tride. E sarà una sfida che secondo me il vanilla non soffre troppo, cioè se non hai troppissime cose, così comunque non sono troppo svantaggiati per la prima sfida. Non male. Carly ha già 108 commenti, state scherzando? Fatemi vedere. 109 commenti. 110 adesso. Ci sono 300 views e 100 commenti. Oh, dai, almeno ci siamo fatti perdonare, ragazzi, dai. Il primo commento: "Chiedo la live di Steph, 40 likes". Ok. Va bene. Ai. E poi c'è un culo che dice: "Continua a ispirare il tuo pubblico, sì. I tuoi video portano gioia e ispirazione". Io sono sempre felice così di leggere quei commenti, sì, ogni giorno, di complimenti. Fanno sempre comunque bene. Questo commento vince tutto. "Carly, non piangere che Steph ti darà 5 euro per i danni". Carly ne ha chiesto 500, però i 5 euro erano per far mangiare a Kendall. Ok ragazzi, e niente, vado a mutarmi che saluto live, che tanto abbiamo finito. GG Zexon, grazie. Comunque un po' di cose se le ho guadagnate oggi e benvenuti nella tortura. Adesso oggi è un allegro, però in realtà le prove sono sempre una Quindi dell'altra. In pratica oggi è stato un giorno in cui la fortuna ci ha graditi, dai prossimi sarà inferno. Le prossime Squid Game. Ah bello, mi piace, più quindi meno soffriremo, capito? Esatto, più o meno grandazzo. E in più venite anche tassati. Non c'è fine al tempo. Non è un bel ingresso nella serie. No, questo regala Ender Pearl. Ok, mi muto al volo, arrivo. Sound muted. Ok, ci siamo. Non so che cos'è questa live. Non so neanche se è uscita bene. Ci ho capito nulla. Non lo so, è uscita bene, non lo so. Sono stordito, confuso, stanco. Stavo ancora leggendo i commenti di Carly e stavo ridendo un sacco. Sono tutti bella, Carly, non l'avevo mai vista. Soprattutto la testa. I commenti sono diventati 150, a quanto pare. Fai vedere. Oh, io vedo 83 visualizzazioni e 160 commenti, pensa a te. Ok. Che ridere. Ai. La live è stata bellissima, boh, non lo so ragazzi, lo spero però. Non è andato nulla come doveva andare, ma va bene anche così. Le live sono anche questa roba qua. Ci sta. E niente, quindi la cosa positiva è che da qui in poi ragazzi siamo 18 partecipanti. E di questa cosa sono contento. Il re è ufficialmente all'attivo e...
ci saranno tante cosettine divertenti tramite comunque tutto il concept dei Big Rec con i Serafanni, e adesso poi pian piano si continuerà con le nuove prove. Facciamo giusto un po' di giorni di pausa, tra virgolette, in senso delle prove, così diamo un attimo il tempo a tutti di ambientarsi, di iniziare a giocare un pochino, e poi si riparte con le prove e con tutti i casini della Pippanilla e le varie follie di questa serie che fanno sempre ridere. A quanto pare l'evento è arrivato a 200 commenti. Sì, sì. Va bene. Comunque, ci fermiamo. Grazie mille per la compagnia. E speriamo sia stato comunque in qualche modo divertente da guardare. E ci vediamo domani come sempre con i video. Domani esce soltanto T-Poc. E invece poi domenica avete T-Poc più Stefefere. E niente, lunedì vedrete il video della Big Vanilla, nel quale costruiamo il nostro bunker. C'è il video che abbiamo registrato a Capsula del Tempo, dove facciamo vedere come abbiamo scelto dove buildare e come abbiamo buildato il nostro bunker, così vedrete anche quello che è caruccio. E niente, grazie della compagnia, buona serata e ci vediamo domani con i video. Ciao!